Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa seconda puntata dei consigli del personal trainer. Mi presento, mi chiamo Luca Spinelli, sono un personal trainer di Torino e come avete già visto nella prima puntata siamo andati ad analizzare un singolo movimento, un singolo esercizio dove vi ho spiegato i miei quattro trucchi fondamentali. L'esercizio in questione era lo squat, se vi interessa andatelo pure a vedere nella prima puntata che ritrovate nei miei social. Oggi invece parleremo di un altro strumento che possiamo utilizzare nelle nostre case o attorno alle nostre case che sarà molto utile per tre principali motivi. Ora andiamo a vedere quali sono. Cosa andremo a sfruttare oggi, ragazzi? Punto di domanda, le scale. Le scale lo possiamo utilizzare come un attrezzo per fare gli esercizi, quindi lo definirò un attrezzo, in quanto ci dà dei grossi vantaggi rispetto a fare gli esercizi in pianura. Quindi parliamo subito di spostamento orizzontale e spostamento verticale. Tutte le corse, tutti gli esercizi che facciamo in pianura hanno una certa intensità. Nel momento in cui andiamo ad inserire anche uno spostamento in direzione verticale, allora ecco che avremo dei grossi vantaggi. Perché? Perché dagli studi scientifici è emerso il fatto che uno spostamento a velocità costante in una direzione con spostamento verticale equivale a una corsa in accelerazione in pianura. Quindi ecco che gli effetti sono molto importanti. Adesso vi dirò i tre benefit più importanti nello sfruttare le scale per fare gli esercizi. Allora, vi ho già fatto una lista di tre principali benefit: uno stimolo cardiovascolare unito a un allenamento dell'apparato respiratorio insieme a un adattamento muscolo-scheletrico. Andiamo a vedere un attimo cosa significano questi benefit. Partiamo dall'apparato cardiovascolare. Quindi è molto importante andare a stimolarlo per migliorare l'afflusso sanguigno, per migliorare la capillarizzazione all'interno di tutti i muscoli e aumentare il flusso di ossigeno all'interno del corpo. Questo è molto importante, sia a livello venoso che a livello muscolare. Il secondo punto che andiamo ad analizzare invece è l'allenamento dell'apparato respiratorio. Molto semplice ed evidente, all'aumentare della fatica e dell'intensità andiamo a stimolare la capacità dei polmoni. Vi faccio un piccolo esempio: avete già fatto una visita medica sportiva o qualche test medico in cui fate la spirometria, ovvero dovete soffiare in un tubicino, in un macchinario e avrete un grafico dal computer che vi dirà qual è la vostra ventilazione. Questo grafico e la capacità totale da parte dei polmoni di immagazzinare aria. Ora, l'allenamento vuol dire migliorare questa capacità. Migliorare vuol dire avere più quantità di aria, più litri di aria nei polmoni e quindi saperla gestire meglio all'interno del corpo. Il terzo benefit veramente importante per quanto riguarda l'allenamento con le scale è un adattamento muscolo-scheletrico. Ovviamente facendo esercizio e soprattutto aumentando l'intensità grazie allo spostamento verticale delle scale, avremo un maggiore impatto sul nostro muscolo e quindi un maggior adattamento muscolo-scheletrico, quindi non solo del muscolo in sé, ma anche stimolando il nostro scheletro dato da giuste e corrette posture che possiamo assumere durante l'esercizio sulle scale, ecco che avremo un ottimo impatto sul nostro scheletro e sulla nostra muscolatura. Abbiamo concluso così la nostra seconda puntata sugli allenamenti in casa e mi raccomando, allenatevi, provate le vostre scale, provate a fare esercizi sulle vostre scale, anche perché è molto importante sia dal punto di vista di un metabolismo aerobico che un metabolismo anaerobico, quindi sia a livello di potenza che di resistenza. Si possono fare una miriade di esercizi. Provateli, commentatevi, ditemi cosa fate voi nelle vostre scale. Io sono sempre molto curioso anche di apprendere cose nuove da parte vostra. Seguiteci, guardate i video che stiamo facendo perché ogni settimana vi daremo delle novità, delle nuove strategie, delle nuove metodologie di allenamento. Quindi seguiteci su tutti i canali Instagram, Facebook e TikTok. Luca Spinelli, CL Training. E un augurio di un buon allenamento, statene bene, a presto, ciao Luca.